Buonasera, benvenuti Maurizio Poli Restart, eccoci a voi con una nuova puntata, quarto anno, sesta stagione, è un piacere ritrovarvi, è un piacere avere ospiti le imprese del territorio e parlare con voi e raccontare e narrare le storie che vengono dal territorio. La frase è cambiata, la stagione è iniziata, piccole modifiche alla puntata, nuovi ospiti, nuove opportunità, nuova energia, ma la frase diventerà... Il risparmio di oggi e il pane di domani. Passo subito a salutare invece chi non cambia. Buonasera. Buonasera Maurizio buonasera a tutti quanti. Abbiamo Ilda, buonasera, buonasera. Ilda. Buonasera. E poi abbiamo Barbara, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ma Ilda, questo vestito da dove viene? Al tuo armadio? Assolutamente no. Questa volta viene da Ego Shop che si trova in Piazza Vittoria e ringrazio Marta Pedrotti, la titolare. Grande donna manager, ho avuto l'onore di fare il giudice alle sue sfilate, bellissimi vestiti. Molto. Grande donna imprenditrice e la ringraziamo sempre perché l'impresa è anche fare queste cose esatto, qua. Esatto, anche saper consigliare e soddisfare il cliente comunque. Bella, brava, Hilda, brava. È molto bello, ma c'è anche la mia taglia da Ego Shop, sì, vero? Sì, Barbara, <ride> è bellissimo stiamo, questo stiamo provando, Barbara, stiamo provando. Barbara, volevo farti i complimenti anche a te. Grazie, grazie. Anzi, benvenuto anche a te, grazie di avermi riconfermato. Ci sei e fa piacere a noi perché. Donna manager anche tu, seconda attività in Verona, vero? Esatto, ho aperto il secondo negozio di Naturcea e in centro storico a Verona in corso Porta Bursari, quindi nuova avventura, speriamo che insomma... Anzi, Chi ci vede sono res... convinta che andrà bene. Chi ci vede come Restart qualche piccolo magino ci sarà, qualche piccolo sconto, qualche cosa? Assolutamente, sì, basta dire ho visto la trasmissione, subito, porte aperte. <ride> Grazie Barbara, quindi Restart qui, è qui, l'impresa c'è. C'è anche chi conduce con me la, la puntata. Barbara, i nostri ospiti. Allora, passiamo subito a salutare i nostri e a presentarli, soprattutto gli ospiti di questa sera. Abbiamo Giusy Biondelli, amministratore delegato di Your Solution. Che paga la trasmissione! <ride> che salutiamo. Buonasera. Il professor Mario Mazzoleni, docente di Economia e Management all'Università Studi di Brescia. Buonasera. Adriano Baffelli, presidente della fondazione franciacorta.org eccomi in papino subito. Dai Barbara, ben trovati. E Silvia Stefini, della cantina biologica in Franciacorta con il sito www.1701franciacorta.it. Buonasera. E passiamo a salutare anche le nostre fotografe di questa sera, visto che Eric non c'è. Eric ci ha abbandonato per qualche puntata, ma abbiamo chi come fotografe? Allora, Domi Dominga Rosati. Grazie. E Lazzari Nicole, no, Lazzari Nicole, Lazzari. Lazzari. Lazzari Nicole, che ringrazio, Lazzari Nicole, esatto, grazie di essere qui con tutte noi due questa sera, tutte e due che stanno scattando da tutti i fuochi, siamo incrociati, esatto, pieni di foto stasera, ne avremo tantissime, sui social avremo io presto, io le aspetto sui social, le foto di Nicole e ringraziamo. Giusy buonasera, buonasera a tutti, ci siamo ritrovati, un'altra battaglia, un'altra avventura, una nuova avventura, una nuova stagione, apriamo un piccolo corner subito per quanto riguarda la nuova puntata. Sì. Risalutiamo sicuramente. e Che è diventato a far parte degli esperti come professor Mazzolini, che ci accompagnerà quando vuole, sarà nostro ospite. Stasera mi ha, mi ha sgridato, professor Mazzolini. Ma cosa ti ha detto? Sono curiosa. Maurizio, sempre quando gioca la Juve, mi inviti. No, e a che punto è? Eh, drammaticamente vince! Drammaticamente la Juve vince, quindi siamo in diretta, era solo per dire che siamo in diretta. Vedo che, però Baffelli, mio amico Baffelli, eh, sorride. Chissà, non so perché. Fantasticamente. Però, fantasticamente, ma andiamo oltre queste cose. Questa sera allora salutiamo Paolo la torre di Financial Club che è vero. È Ciao Paolo. diventa uno degli esperti. Ciao sarà Paolo. con noi quando ci saranno delle puntate importanti e quant'altro. Stasera avremo un angolo anche della finanza agevolata e demandato poi alla Ilda che ci informerà sui bandi. Giussi, questa sera apre il corner dell'educazione finanziaria. Stasera inauguriamo un, un nuovo angolo della nostra trasmissione dove parleremo di alcuni concetti, di, alcuni, di alcune parole che sentiamo spesso al telegiornale, nell'ambito finanziario, nell'ambito della nostra vita quotidiana e quindi faremo qualche approfondimento per aiutare i nostri telespettatori a comprendere meglio alcuni aspetti specifici che riguardano la finanza quindi partiamo subito con te Giussi poi passo subito agli ospiti vediamo dall'inizio dell'anno che la borsa sta facendo così praticamente questa sì, montagna gente... russa dopo interroghiamo anche Mazzolini questo mio bellissimo grafico che ho fatto così se <ride> era perfetto no? questa ondulazione non più come nel 2015 a Sega, come è stato a Sega l'anno scorso viene identificato in un grafico come se fosse una sega, quest'anno è partito così, come le montagne russe. Ecco, questa ondulazione così molto pronunciata, così come l'hai esposta tu, eh, è un, dimostra graficamente un concetto che si chiama volatilità, che molto spesso abbiamo sentito nominare proprio dal 1 di gennaio al 28 di febbraio 2029, eh, ha dato qualche pensiero, qualche grattacapo a, ai gestori e ai consulenti che devono relazionarsi con i propri clienti, con i propri investitori e chiaramente esprime quello che il mercato eh, ha, eh, praticamente, eh, diciamo, attraverso una contrattazione molto eh, pronunciata e eh, molto, appunto, definita volatile. Eh, ha eh, praticamente ehm, fatto sì che il mercato esprimesse questa volatilità molto elevata. Quindi vuol dire che la volatilità c'è una parte anche di rischio, c'è questa parola rischio da qualche allora, parte. La volatilità è una, misura, ah, di è una rischio, misura di rischio. È una misura di rischio e quindi quando un investimento cambia in maniera molto pronunciata e molto rapida il proprio valore significa che è di alta volatilità, contrariamente quando un investimento... Eh, cambia bassa poco il proprio valore eh, o comunque lo cambia di rado vuol dire che ha una bassa volatilità. Quindi meno rischioso esatto, o oh, in posta in banca quant'altro è mai consulente. in maniera assolutista. Certo, eh, però questo concetto è una, misura, è una misura: come ce ne sono di altre, giusto, una poi molto spesso abbiniamo il concetto di volatilità ad un insieme di investimenti, il cosiddetto portafoglio che una, un investitore può avere, e quindi all'interno di uno stesso portafoglio possiamo avere più. Strumenti che possono avere uno una volatilità più alta e un altro strumento una volatilità più bassa, in maniera tale da mediare la volatilità del proprio portafoglio. Quindi uno strumento eh, influenza l'altro in maniera, eh, reciprocamente si influenzano in maniera da cercare di abbattere la volatilità. Eh, di, di ogni strumento. Ecco. Sono concetti piuttosto complessi perché bisognerebbe entrare nei meriti di quello che un investitore, dell'attività eh, dell'investimento che un investitore normalmente è abituato o ha confidenza a fare. Però la volatilità, essendo una misura di rischio, è un parametro. Da tenere presente soprattutto in virtù della profilatura di rischio che ogni investitore ha. Il famoso questionario MIFID che i risparmiatori eh, in, compilano insieme al proprio consulente o all'interno della propria banca o nell'ufficio del proprio consulente finanziario, è un questionario che dovrebbe, perché alcune domande sono diciamo non particolarmente dovrebbe. facili, dovrebbe individuare quello che è il profilo di rischio di un investitore, di un risparmiatore e questo profilo di rischio deve essere in linea con la volatilità dei propri investimenti. Quindi abbiamo due concetti, li ripeteremo andando avanti. Li ripeteremo, le adesso prendiamo confidenza anche con le parole che normalmente noi sentiamo nominare al telegiornale. Abbiamo visto la volatilità che... è su tutti i telegiornali, eccetera. Questo concetto lo abbiamo dato questa certo. sera, piccola pillola. Prossime puntate, altro piccolo corner, altre domande naturalmente, le aspettiamo sui social. Vero che le aspettiamo sui social, Hilda? Assolutamente sì, infatti colgo l'occasione per ricordarli. Su Facebook potete seguirci sulla nostra pagina Restart 2015. Vi invitiamo anche a mettermi piace in modo tale da vedere le foto in diretta e tutte le novità. Poi ci potete trovare su Twitter, Our Advisor, sul nostro sito internet info-your-solution.it poi c'è una novità. C'è una novità questa esatto. sera. Abbiamo un nostro nuovo sito per le aziende more-solution.it. Quindi siamo in linea con i due siti, www.yoursolution, per quanto riguarda la protezione degli imprenditori e dei loro risparmi, e per i servizi per le imprese si chiama more-solution.it. Quindi anche per maggiore your e more. more. Eh, ti piace, Barbara, una cosa così? Sì, sì, mi piace. Benissimo. Bella novità. Bene, salutiamo subito eh, lo, eh, il, il, presidente, <ride> il presidente della Fondazione Francia Corta. Buonasera, Buonasera ben trovato. Benvenuto, benvenuto, grazie che sei qua con noi. Grazie a voi dell'invito. Francia Corta, territorio, l'abbiamo chiamata economia della cultura questa puntata. Si sta muovendo qualcosa sul territorio della Francia Corta, poi ti chiederò di presentare la Fondazione cosa fa, eccetera. Però un, un tuo piccolo volo pindarico su quello che sta succedendo tra Sulzano e Montisola. Beh, tra Sulzano e Montisola sta succedendo che ci si appresta a vivere 70.000 metri quadri di sogno che il mondo guarderà con grande interesse, con grande passione e potrà così scoprire attraverso la genialità e l'inventiva. Di questo genio eh, bulgaro naturalizzato statunitense, quindi l'artista Christo, che ha avuto eh, l'ardire di, di, di fare quello che poi magari sembra banale, ma quando è fatto, ma che è una cosa unica al mondo. dice ce l'avrei fatto anch'io una volta che avrei fatto l'avrei fatto no? anch'io, succede, succede un po' spesso, no? Quindi <ride> quando si. Potevo si farlo anch'io. Si ha grande immaginazione, ti guardano normalmente come se tu fossi un, un pazzo, un po' uno squilibrato perché vuoi uscire dai binari, ma il mondo. Eh, Einstein insegna uno dei classici esempi, e va avanti proprio perché dei pazzi cambiano a un certo punto i paradigmi e poi portano tutto il resto lungo strade. Nuove. Applicano il sogno. Applicano il sogno. Eh, io credo che mai come ora ci sia bisogno di sogni, ci sia bisogno di artisti e che la Francia Corta e il Sebino si trovano questo regalo, facile dire, caduto dal cielo e non solo perché lo porta Cristo, ma perché, come forse molti, ma non tutti sanno, non c'è dietro nessuno perché siamo abituati anche con un po' di italica dietrologia a immaginare sempre chi paga chi c'è. Questo è un dono che Cristo fa al territorio perché se lo paga lui col suo. Col suo 15 uh, milioni di euro di operazione. 15 milioni di euro perché ha questa fortuna di essere talmente grande che è unico al mondo e quindi il valore dei suoi bozzetti, dei suoi disegni, de, delle sue stampe, de, del, del corollario che sta intorno senza fare un merchandising di, 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 di bassa, bassa leva, ma sempre parliamo. Di, di opere qualificatissime che ha, hanno eh, degli appassionati a livello, a livello mondiale, a livello internazionale, può permettersi questo. E credo ci sia una storia nella storia molto bella, ovvero la prova della forza dell'amore, perché quest'uomo a 80 anni dice che in realtà quest'opera è, è di più sua di sua moglie, è più di Jean-Claude che l'ha ispirato e che voleva fortemente che sul Sebino si facesse questo, ovvero stiamo parlando di un qualcosa che... E forse questo nome di Cristo è facile collegare anche a, a, a un richiamo evangelico si camminerà sull'acqua bellissimo perché 70.000 metri quadri saranno una passerella di 3 km, chiaramente ancorata in maniera molto, molto ferma perché sappiamo che c'è una cabina di regia che sta lavorando alla Cremete per <coughs> garantire che tutto questo avvenga nella massima sicurezza per i visitatori che potranno... Passare eh, su questa installazione unica al mondo 24 ore al giorno, dal 18 di giugno al 3 di luglio. Quindi, una vetrina veramente di, 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 di grandissimo interesse. Da Sulzano si arriverà a, a Peschiera e da Peschiera all'isoletta di San Paolo. Montisola, l'isola di Montisola, si di trova, Montisola sì, perché che si trova che, lì che è l'isola per chi ci guarda, da, da come sappiamo, non, non, solo, non solo in qui, territorio bresciano, ma, ma, anche... ma in tante regioni d'Italia per, per non dire anche all'estero in streaming. Montisola, l'isola Lacustra è più grande d'Europa, ma noi siamo in Francia Corta abituati e non a, a fare un discorso dimensionale, ovvero il valore non è sempre nella dimensione, ma ci interessa molto di più la qualità. E in questo caso Montisola va apprezzata non perché è la, è la più grande isola e la costa d'Europa, ma perché è una delle più belle isole eh, che si possono avere nelle acque interne. Ha, mi piace dire, un suo microcosmo per cui uno si può lasciare le, le, le ansie quotidiane, il trambusto, e, e il, il calore e il colore del mondo. Con pochi minuti di traversata si trova automaticamente in un, in un mondo diverso e non, non si capacita, però è, è da provare. Questo è un esempio? con le parole di marketing territoriale. Quindi penso che Montisola dovrebbe dare subito a Baffelli e alla, alla fondazione un premio solo per l'uso delle parole. Ma buonasera Silvia. Buonasera. Grazie che sei qua con noi. Grazie a voi dell'invito. 1701. Una bellissima piccola realtà 1701. Sì, mi ricollego a verrà che... sete attraversando questa passerella? Verrà molta sete, verrà Passeremo. molta sete e noi eh, daremo da bere a, a tutti. Cosa fate a, a voi? A tutti? 17... No, perché non facciamo dei numeri così alti. Infatti, Cosa... volevo ricollegarmi certo. al professor Baffelli quando dice che noi puntiamo più alla qualità che non alla quantità. Eh, la, mia è, eh, la mia cantina è una cantina abbastanza piccola. Eh, facciamo circa 50.000 bottiglie l'anno, per cui siamo una dimensione comunque non grandissima, però abbiamo puntato alla qualità, siamo biologici, certificati e eh, siamo biodinamici. Eh, biodinamico è diciamo, un passo in più rispetto al biologico, eh, per dirlo senza usare tecnicismi, il biologico toglie la possibilità dell'utilizzo di... Ehm, Elementi di sintesi ed elementi chimici. Eh, la biodinamica fa qualcosa in più. Ecco nel... le tue viti, vedo le tue viti. Ecco le mie viti nel video, sì. Qui c'è la spollonatura. La spollonatura. spollonatura. Sì. Quindi mi ricorda qualcosa questo a me? Si, si tolgono i rami che crescono, diciamo in più, rispetto al ramo principale dove eh, poi saranno, ci saranno i grappoli per vendemmiare. Però e... vedo che l'erba è alta lì. L'erba è alta, sì, perché noi non facciamo, ovviamente non usiamo diserbanti, in quanto appunto... Il glissolfato non lo usate? Va di retro. Ma eccolo là. Assolutamente. Non usiamo diserbanti, non usiamo niente che sia chimico, eh, anzi, mh, addirittura piantiamo tra un filare e l'altro, cioè un filare sì, un filare no, eh, quello che si chiama sovescio, che è una, un fiolini mix... Azzurri, fiolini azzurri? <ride> sì. sì. Gialli, azzurri. Gialli, azzurri, sì, sì. Eh. È un mix di leguminose, cereali, erbe a veloce accrescimento che eh, nutrono il terreno. Per cui danno al terreno tutti gli elementi eh, di cui ha bisogno. Eh, e questo è proprio uno dei principi della biodinamica, cioè andare a nutrire e a rendere vitale un terreno che eh, con l'agricoltura tradizionale non lo è più. Quindi non spremete solo il sole dal grappolo. Ma anche, Spremiamo la anche la terra, assolutamente. Quindi gli umori della terra e quelli del sole. Le nostre radici vanno molto più in profondità rispetto a delle, delle radici di una vigna, diciamo, tradizionale. Quindi profumi, qualità organolettiche eccezionali di un vino profumato, penso anche. Profumato, buono, l'uva viene più saporita, ovviamente avendo più nutrienti, eh, vabbè, ovviamente più sana perché non c'è nessun tipo di, di chimica, per cui è assolutamente sia Vogliamo? in vigna sia in cantina, chiaramente. Mi fermo un attimo, vogliamo però salutare tuo fratello. Mio fratello, sì, mio fratello, che Chi è di ritorno, Federico. Federico, ciao Federico. Federico che è il mio socio, noi siamo tre soci, io e mio fratello, e poi abbiamo coinvolto un altro amico, Giulio Braga, che si occupa, ha un'agenzia di pubblicità eh, a Milano. E mio fratello è di ritorno, doveva esserci anche lui, ma è, era al Provine a Düsseldorf, perché quest'anno facciamo moltissime fiere, abbiamo puntato molto Provine sulle fiere. Provain viene ogni due anni, quindi non poteva esserci che... È il centro del, del, del commercio dei vini mondiale, sì, penso, sì. Per questa fiera. È una delle fiere più importanti. Se non ci sei, non ti vede nessuno. No, poi noi abbiamo avuto la grande, non dico fortuna, però insomma il, il merito quest'anno di entrare nella mh, parte bio, eh, per cui insomma è, a parte un grande riconoscimento, ma è un'occasione un d'oro. Bene. Complimenti al fratello e all'azienda. Grazie. Io non so, non ho capito voi se l'avete capito, ma 1701 che diavolo vorrà dire? 1701. Cosa vuol dire 1701, Silvia? Allora, 1701 è il nostro anno di nascita. Ah, Sembriamo molto più giovani, esatto, questo mi dicono. Esatto, team, team. Però, sì, eh, la, la prima vinificazione della cantina è avvenuta nel 1701. Ovviamente non si produceva francia corta, si produceva del vino rosso, eh, però abbiamo 300 anni di storia. Bella questa cosa qui. Ricordare Quindi... anche il territorio, la storia e la cultura. Professore, buonasera. Buonasera. Mario, ti so che dialogare con te questa sera non è così piacevole, di solito è molto piacevole dialogare con te, ma so che sei sofferente, ma andiamo no, oltre. Vai, Però ho, piacere, ho letto sul giornale di Brescia, dopo torneremo. Mario sì, Poi volevo fare una domanda a loro. Ah, allora, falla subito, Rosa. Falla subito? subito, Mario. Eh, abbiamo sentito un bellissimo esempio di, di marketing territoriale eh, e mi chiedevo, ci sono tre fasi. La fase precedente, quella che state gestendo adesso. Poi ci sarà la fase invece di questi 15 giorni in cui avrete masse di persone che verranno e poi tutto quello che viene dopo. Ecco, come vi state muovendo, soprattutto nelle fasi 2 e 3? Bellissima questa domanda, perché innanzitutto è molto vera è molto reale, perché c'è sempre il rischio di, davanti a questi grandi avvenimenti, che ci si soffermi sull'immediato, che per carità necessita di una grande attenzione. Sappiamo che c'è una encomiabile cabina di regia sostanzialmente eh, guidata con, con, con un'osservazione scrupolosa dallo stesso prefetto che eh, dimostra come le istituzioni abbiano preso a cuore una, una situazione che andrà gestita perché chi conosce eh, il territorio, chi conosce eh, la, la litoranea Sebina sa benissimo che è incastrata tra il lago e la montagna, quindi non, non ci sono grandi spazi. E siccome si parla di una previsione di circa 500.000 persone, forse saranno di meno, ma forse saranno di più, comunque ci vuole una, una gestione eh, molto ben organizzata per far sì che tutto accada senza, senza che ci siano incidenti, senza che ci siano problemi per chi viene a visitare, speriamo davvero, da tutto il mondo. Ma questa è una parte eh, che lei ha individuato molto bene: va vissuta, va gestita. Ma quel che conta di più è la parte successiva. Potremmo un po' paragonare questo evento all'Expo: grandissima eh, situazione, ma in molti casi chi non ha fatto un lavoro pensando al dopo sostanzialmente ne è rimasto deluso parlando con tanti operatori, perché non ha saputo raccogliere quel che l'Expo in realtà può e ha depositato per chi invece ha fatto un certo tipo di lavoro. Per quanto riguarda quel che compete a noi come Fondazione Francia Corda, che lavora per promuovere il territorio, eh, l'immagine, all'insegna, e mi piace Maurizio la scelta del, del tema, guarda caso il nostro sottotitolo, oltre che holding delle idee, è eh, il binario cultura ed economia. Oh. Perché eh, davvero non è, non è retorica, non è semantica, non è demagogia, sono due elementi fondamentali. Per il territorio, per la vita, per le imprese e per quant'altro. Ah, Quindi... interrompo un attimo su... velocissimamente: tant'è che la cultura non vale niente. Dai magazzini del Louvre a Parigi hanno fatto in una cittadina sconosciuta, hanno fatto il Louvre 2, non c'era niente. Guarda un caso. treno ad alta velocità, la gente in un quarto d'ora, mezz'ora è là e lì sono... non c'era niente in questo paesino. Le case, le seconde case, si sono rivalutate. Sono nate trattorie, ristoranti, bed and breakfast e la gente va là, va a vedere il Louvre e poi va là. No, la cultura dell'economia fa girare anche gli euro. Perfettamente d'accordo, quindi sfatiamo per cortesia la solita frase tritta e ritritta, bolsa, e si commenta da sola, di chi dice che la cultura non rende, con la cultura non si mangia. Questa detta poi in Italia davvero dimostra la sciatteria di chi, a volte anche purtroppo da classe dirigente, applica questa visione alle cose, perché... La cultura, oltre ad essere una splendida attività che apre i cervelli e fa stare meglio le persone, rende anche economicamente. Certo, non a caso ci sono nuovi percorsi anche di studio, il professore ce lo potrà dire, anche nel, nel management del, della, della cultura stessa. Riscopriamo il nostro Ma, petrolio. Assolutamente. Che è il Ma, turismo, tornando a questa azienda qui, 1701, che è no, il professore che forma sono... dei manager che devono andare a gestire queste aziende, non ci che sono, devono avere non una visione anche... Ma la cultura poi, poi vedrò di chiudere il ragionamento su, su Floating Peers questa iniziativa di Christo ma permettetemi di dire che secondo me l'amica Silvia è stata modesta perché non ha ricordato che la cantina in cui nasce è quello che io preferisco chiamare il 1701 ma per una questione tutta il mia il 17 gennaio noi facciamo il compleanno di solito <ride> per una questione tutta, tutta mia è di per sé inserita in un contesto che va visto perché sì. è, un, è un palazzo storico e è, è, un, è uno dei, dei, dei tasselli del mosaico Francia Corta, SB, insomma, Silvia, sì, questa è un'alzata, la devi schiacciare. <ride> tu ti fa, parla, parla. Sì, è inserita in un palazzo del Seicento. Ma come posso venire io a Bettoni. visitare? Eh, allora, durante la settimana siamo aperti tutta settimana per cui si può venire anche passando di lì senza avvisare nessuno si suona il campanello e noi apriamo eh, Durante il weekend siamo aperti su appuntamento per cui basta telefonare oppure a mandare chi? una mail A telefonare a chi e la mail quale? Allora, eh, il numero di telefono è 030 77 50 875 e la mail è info chiocciola 1701 franciacorta.it Comunque se ci seguite per esempio sulla nostra pagina Facebook ci sono sempre tutti Qual gli aggiornamenti. Qual è la pagina Facebook? È 1701 Francia Corta. Facilissimo quindi. Sì, facilissimo. Facebook, 1701 Francia Corta. Molta giornata, ci sono quando abbiamo la cantina aperta, quando facciamo appunto anche noi facciamo degli eventi culturali, molto spesso facciamo dei concerti in cantina. L'altra cosa, devo dire, eccezionale della mia cantina è questo vigneto domestico. Mm, quindi all'interno della proprietà, questo, clou, cinto, questo clou, esatto eh, sono circa 3 ettari, cinto da mura del 1100, ancora tutti originali. Quindi uno può passeggiare con i bambini a vederlo? Sì. Può passeggiare con i bambini, può passeggiare con i cani, può passeggiare a vederlo. Noi quando facciamo le visite in cantina diamo ovviamente la spiegazione dell'agricoltura biodinamica, insomma di come, di come interveniamo sul vigneto. Eh, e questa è una cosa molto particolare. Perché Volevo comunque... segnalare che il, qui il, il conduttore è ferito, vedi qui, vedi qui, c'è una ferita, vedete tutti. Questa è una ferita di forbice, Pente tentava Stavi maldestramente potando. potando una vite di 80 anni di proprietà di una signora che ha 81 anni, che saluto. Buonasera signora Carmen, eh, ho delle fans io quindi devo salutare. Nella bassa cremonese, alta cremonese, come si chiama Giussi, quella località lì, a Mena della bassa... Cada Andrea, ma la località precisa? Casanova Dofredi. Casanova che salutiamo, che ha del vino bio, molto biodinamico, tra cui c'è anche del mio sangue. Cioè, esatto, bisognerebbe mettere i Queste guanti. bottiglie, che ecco, avranno un valore. Sarà già in una tecca sicuramente. Esatto, molto... perché eh, eh, <ride> poi... Bisogna fa... fare un'etichetta ad <ride> hoc. Esatto, esatto. Dopo questa mia stupidata che andiamo oltre, Mario, però volevo, dopo faccio finire invece a... Sì, perché altrimenti sarei reticente nei confronti <ride> della esatto. Commissione. Eh no, arriviamo, arriviamo, però sono esimermi. veramente curioso di questa cosa che ho letto sul giornale di Brescia devo chiederla a Mario. Ho visto questa cosa, questa nuova attività dell'Associazione Industriale di Bresciani che parte un nuovo master, molto interessante secondo me, di, per quanto riguarda manager di, per, lo di, sport. per lo sport. Sì, allora continuiamo e continueremo a sviluppare offerte formative con l'associazione industriale ISFOR e con il Comune di Genere Università in vari settori. In questo caso, sicuramente lavoreremo anche sulla cultura, e eh, in questo caso, si tratta di un corso rivolto a persone che hanno interesse a gestire attività sportive dal punto di vista aziendale, appunto e quindi offriamo loro una prima base di conoscenze, di contenuti, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista normativo, perché purtroppo molto spesso il buon volontariato non è supportato da buone competenze e anche dalle conoscenze di alcune norme che sono fondamentali per gestire, anche fiscali per dirne una. E quindi cerchiamo di dare qualche, qualche opportunità. Alle tante persone che in, questa, in queste province si occupano eh, a tempo più o meno perso di, di sport. Quindi ci possono rivolgere direttamente le associazioni industriali? Per... Uh, sì, direttamente a Isfor, si può tranquillamente andare sul, sul sito, non mi chiedere. Di, non, non, ISFOR, chiedo, non mi permetterei mai, di, Isfor lo troviamo su è facile, esatto. mi chiedo scusa, ma sono ormai vecchio, e si trovano tutti gli elementi, compresa le, le informazioni sui contenuti. Eh, Partiremo col primo aprile. Ah, però. Che sfatiamo, sfatiamo un'altra. Esatto, e in realtà, poi dopo tre giorni partiamo anche con l'altro master che tu conosci molto bene, che sì. è questo sulle startup. E siamo in piena fase col terzo master, quello storico. Bellissimo sulle sì, Quindi eh, stiamo lavorando. Abbiamo ripreso a lavorare in modo eh, molto impegnato. E stiamo progettando tutta una serie di altri interventi formativi per le province che ruotano intorno a quest'area territoriale. Professione molto umile. Segue anche molte aziende, è consigliere di molte attività qui sul territorio. Ha anche questa cosa che ci tengo io a dirla, è presidente di una bellissima società sportiva, lui non lo dice mai ma io lo dico, di Milano, l'unica squadra di basket femminile in serie A. Ah. Che si chiama? Si chiama Geas, la squadra eh, storica GES. del basket. Che salutiamo la squadra. Salutiamo Il squadra vostro presidente l'abbiamo qua prigioniero questa sera. C'è qualcosa dei social, Hilda? C'è qualcosa che si muove? abbiamo una domanda per la signora Silvia ci chiedono eh. che differenza c'è tra Brut e Satin eh, Brut e Satin è sempre sì è una domanda che fanno, fanno in molti perché insomma eh, non, 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 molti non, non capiscono non sanno che cos'è la tipologia Satin eh, allora la tipologia Satin è una tipologia inventata dalla Francia Corta per cui ce l'abbiamo solo noi eh, ha una pressione in bottiglia leggermente inferiore rispetto alle altre tipologie, quindi intorno ai 4 bar invece che 5,5-6 e eh, deve essere fatta solo da uve bianche, eh, per cui esatto, un brand blanc. Eh, il nostro satene è fatto di 100% Chardonnay perché noi non abbiamo il pino bianco, abbiamo solo Chardonnay. Eh, questa, questo fatto della, della pressione in bottiglia lo rende eh, al gusto molto morbido, eh, ovviamente anche l'uva bianca per cui non c'è la presenza del pino nero rende il gusto ancora più morbido, per cui rispetto agli altri vini mh, ha una bevibilità maggiore, mh, molti lo identificano come la tipologia femminile. Del franciacorta perché ah. alle donne piace molto. e young c'è anche qui: esatto. Quindi negativo e positivo. Sì. Ma questi, questi molti non sbagliano perché c'è. Se, se posso, sì. C'è un fatto eh, proprio fisiologico, morfologico della lingua femminile, che pochi conoscono, che ha delle diverse papille gustative rispetto a quella maschile. Ah. Se pensate alla mamma che deve assaggiare i cibi, che deve stare certo. attenta al neonato, c'è una spiegazione in natura per tutto. Quindi questa minore presenza di anidride carbonica, perché da quella si sviluppano poi la, la pressione e le bollicine eh, che, ci, che stanno nel, nella rifermentazione in bottiglia con il metodo classico naturale, fa sì che questo vino sia effettivamente più gradevole, meno, meno spinto, e quindi la papilla gustativa, la lingua della, della donna lo percepisce ancora più morbido. Ah, questo, per questo c'è una differenza. Questa proprio non la sapevo, ma dovremmo assaggiarlo Barbara! Dov Barbara dovremmo assaggiarlo questo 1700 assa no. stasera non lo so, adesso vediamo. Dopo no. Barbara, non so non se ne te, te la faccio aprire. Vediamo dopo se vediamo al mio estro. Vediamo Barbara. Dopo vediamo se la, la assaggiamo in diretta. Bella questo intervento qua, molto interessante. E c'è un'altra cosa molto, molto simpatica. Sempre se posso, perché il Satena ha veramente un suo fascino che la Francia Corta ha il merito di averlo inventato e anche di aver depositato a suo tempo questo marchio che era di una singola cantina privata ah. che poi l'ha ceduto volontariamente al consorzio dimostrando di, di credere come tutta la Francia Corta nel valore di condividere il territorio e molti lo usano o lo scrivono alla francese satini invece no perché è un termine inventato, onomatopeico, per ricordare il satinato, esatto. un po' dal colore, la ma anche il, la, 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 seta. la seta, la consistenza. Quindi e vedete che operazione veramente mirabile. È bella, setosa, come una donna sì. setosa, vero Barbara? Setosa. Ho imparato, questo vino è setoso. Barba, 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 la cultura. Mario, eccoci sì, qua. Sì, eh, mi interessava riprendere questi ultimi interventi, perché io credo che in questo momento storico gli esempi di partecipazione di soggetti diversi a progettualità di territorio sono fondamentali. Eh, credo che noi do dobbiamo imparare eh, da, da questa esperienza e ovviamente ripeterle perché eh, oggi abbiamo bisogno che soggetti diversi, quindi in questo caso abbiamo un consorzio e abbiamo in questo caso una cantina, ma altri soggetti che sono intervenuti nella progettualità interverranno poi nel, nel sostegno delle altre due fasi, dimostrano che soltanto attraverso un, un buon livello di coinvolgimento e partecipazione di noi, ognuno dà qualche cosa per ottenere poi un risultato comune, evidente, però soltanto attraverso queste iniziative noi possiamo immaginare di rilanciare la nostra economia, in questo caso l'economia del territorio e l'economia del marchio territoriale. Però eh, credo che sia davvero un esempio da, da riprendere, noi do, abbiamo bisogno di questa esperienza. Ha usato la parola rilanciare, restart, grazie Mario, questo è perfetto, si cala perfettamente in, nella, nella storia della, della, della nostra trasmissione, del nostro DNA, notizie positive per il territorio e per le imprese che ci ascoltano e per chi vuole imitare queste best practices che ci sono di queste persone che sono qua questa sì, sera. Sì, anche questo esempio di chi rinuncia a un valore come potrebbe essere il valore eh, de, del termine coniato a, a vantaggio di tutti e rafforzando attraverso la produzione di tutti un'opportunità di identificazione del territorio. C'è una matrice, matrice cooperativa siamo... questa cosa qui? Una matrice sì, cooperativa. Beh, ma la, la, la logica partecipativa e solidale fa parte del nostro DNA, ce ne dimentichiamo, ma la nostra Costituzione si basa su questo modello. Forse Mario, pochi l'hanno letta la Costituzione, ne Qua... parlano tanti? Pochissimi, A proposito, ma pochi l'hanno letta. Pochissimi. Volevo dare una notizia così, eh, così sul settore agricolo. C'è un settore agricolo in sofferenza che è il settore lattiero caseario, in questo particolare momento dovuto a tanti problemi che ci stanno verificando. Sul territorio ci sono 8 miliardi a disposizione per le imprese del tiro caseario per la moratoria dei debiti delle imprese agricole fino a 30 mesi. Quindi, le imprese che in questo momento, soprattutto nel settore lattiero caseario, avranno questa boccata di ossigeno per riorganizzarsi, per ristrutturare la gestione dei costi e quant'altro sulla ristrutturazione del del, dei debiti, lo volevo dare questa notizia, do l'ultima sul territorio, Brescia, export, più 3,5 quest'anno il dato adesso, 14 miliardi vale l'export della provincia di Brescia nel suo insieme, anche questo è export, anche quello che diceva prima Adriano, cioè la cultura che fa un faro su un settore nostro qua del territorio. Che poi andrà a bere non solo dal 1701, ci sono tante cantine. In questa sera se ospite più 17... si farete e meglio è, perché in realtà mh, credo sia abbastanza comune in tanti territori, però eh, ci si vede sempre come competitors. In realtà siamo dei colleghi, cioè noi abbiamo in Francia Corta eh, più o meno 130-140 cantine, eh, produciamo mh, comunque molto poco rispetto a altre DOCG, come può essere per esempio il Prosecco, la prima che mi viene in mente. Per cui in realtà noi siamo colleghi, cioè il poco che noi produciamo riusciremo a venderlo tranquillamente tutti. Il fare rete, il, il fatto di rimanere uniti e di, eh, di, di scambiarci le forze, secondo me, è eh, l'unico punto di vista per andare avanti. Sì, perché se no rimane una piccola cantina. Per, in sì, una per, bella per, zona esatto, perché se no eh, ma, il territorio non viene conosciuto. Eh, magari arriva il, il turista, viene da me. E io, per prima, dopo che è venuto da me, devo dirgli: vai in questa cosa, cantina, vai, vai nell'altra. Ma anche una cosa sul territorio. Ad esempio, prendiamo le langhe. Mi dicono le langhe, eccetera. Piemonte, eccetera. Ogni cantina però ha un piccolo bed and breakfast dove fermarsi, una piccola cosa dove sul territorio della Francia Corta andrebbe. Sviluppato di più a quanto penso io, dal punto di vista proprio accoglienza del territorio che deve fermarsi. Questa è una piccola lacuna che c'è sul, sul territorio. So Adriano, che sono sorti tantissimi Bed and Breakfast, ma legati al, al percorso, legati alle attività culturali, penso che potrebbe essere interessante. Venimo. Una provocazione, ma Adriano. No, no, eh. ci mancherebbe. Non è, non... Non dobbiamo, tantomeno il sottoscritto non è l'avvocato difensore di nessuno, neanche del territorio che ha i suoi pregi e ha i suoi difetti come tutti i territori. Forse ci dimentichiamo che quella della Francia Corta è una storia con radici antichissime, anche la stessa storia del vino ha delle testimonianze di epoca preromana, è, è cantata da Pligno, e, cioè voglio dire, non, non, è, non è inventata ieri, però, e lo diceva prima la, la signora Stefini quando ricordava. 1701 ma c'era il vino rosso certo. perché la Francia corta storicamente sino alla fine degli anni 50, inizi degli anni 60 è solo vino rosso è un vino diciamolo, con grande onestà intellettuale mi, mi piace ricordare senza infamia e senza lode era un vino abbastanza ordinario per la, per la di pronta, beva, di per pronta beva quotidiana insomma che, che nel passato veniva portato anche a Santa Giulia attraverso tutta la, la rete di relazioni tra conventi. Fra conventi? conventi, dei monaci prima cluniacensi, poi benedettini, perché è lì che c'è la storia dall'etimologia. No? Francia corta arriva da, dalle curte franche, cioè da, da territori esenti dai, dai dazi, proprio perché territori bonificati dai monaci e quindi la, la, la terminologia nasce, nasce da lì e ha radici profonde. Ma la Francia corta eh, moderna è giovanissima, la Francia corta enologica ha 50 anni. 50 anni, considerando i primordi, considerando gli esperimenti di Franco Zigliani e Guido Berlucchi, ma la, poi la storia vera è di 20 anni, di 25 anni, quindi ha fatto dei miracoli a livello mondiale. Io sfido chiunque: non c'è nessun territorio vitivinico a livello mondiale che ha raggiunto risultati di eccellenza, di, eh, di qualità, inteso che sempre di più le guide riconoscono. Per cui. C'è molto da fare, c'è molto da crescere, ma ci vuole, ci vuole un tempo, ci vuole una dinamica che come nelle persone, nei territori è decisamente più lunga. Mario, però c'è una particolarità qui, allora, il passaggio generazionale avviene anche in cantina? C'è questo problema anche nelle aziende bresciane di passaggio generazionale? Beh sì, naturalmente. Il tema è un tema molto delicato perché in realtà non siamo preparati ad affrontare questo, questo aspetto della vita e della continuità aziendale e lo facciamo spesso in malo modo inventandoci delle soluzioni. Eh, il tema vero è che bisogna anche da questo punto di vista investire, io parlo sempre del coinvolgimento generazionale perché alla fine Grazie. si parte, parte da lì, già, della possibilità o meno di coinvolgere i figli in, in attività imprenditoriali, bisogna anche essere d'accordo, cioè bisogna che i figli siano d'accordo anche e siano che in voglia. grado di, eh, di farlo, questo è un altro aspetto che ogni tanto si trascura, ci sono anche dei figli che non hanno voglia di fare gli imprenditori o che non sono adatti. Che fare, papà? Sì. Prendiamo tutto. C'è anche un, un problema di talento, cioè, io, non è che ci si inventi un talento imprenditoriale. Ci il temporary manager talenti. potrebbe essere utile nei sì. passaggi generazionali. Il temporary manager è una soluzione, è una delle soluzioni. Eh, affiancare l'imprenditore in una fase delicata, no? di, 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 diciamo, di, di passaggio di, di competenze ad altri soggetti e mantenendo vicina alla famiglia anche dal punto di vista dei ritorni eh, di, di capitale e di reddito. Eh, però ecco, dobbiamo anche salvaguardare il patrimonio. Che è l'azienda. Eh, credo che ci sia molto da fare anche da questo punto di vista. Giusti quindi la tutela del patrimonio, io solutions? Il passaggio nazionale c'è quest certo, questo aspetto? Certo, c'è questo aspetto, c'è l'aspetto proprio della protezione del valore azienda, più volte l'abbiamo sottolineato, che il valore dell'azienda non è solo misurabile in termini di eh, margine, ma anche nella, 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 nella conoscenza, nel, nel business eh, di che rappresenta questa azienda assolutamente. E la protezione sta nel fatto proprio di da garantire, non solo proteggere da attacchi esterni, ma anche garantire la continuità nel futuro del business, la continuità nel fare in modo che questo, questo valore aziendale possa avere un Quindi, citiamo uno alcuni, alcuni strumenti: patti di famiglia, trust. Certo, alla base di tutto ricordiamo sempre una parola magica che è la pianificazione, la programmazione, quindi il fatto di sedersi intorno a un tavolo, come diceva il professor Mazzoleni, prendere atto, cioè essere assolutamente lucidi e consapevoli che molte volte non c'è continuità all'interno della famiglia, ma bisogna trovare lo strumento di continuità all'esterno della famiglia. Questo non è impossibile, è solo, bisogna essere anche obiettivi. Lungimiranti. Molto spesso gli imprenditori stessi si pongono questo limite perché o si sentono immortali o eh, vogliono imporre la propria volontà ancora a quello che dovrebbe essere la continuità. Quindi è importante questo. Ma leggevo su giornale, dopo una domanda per Mario, eh, passo dire, ma leggevo sui giornali che. Per... L'ennesima volta parlano di un aumento delle tasse di successione. Ho sentito questa cosa? Beh, anche... Ormai adesso è qualche anno che sentiamo che ci stanno lavorando a questa legge. Quindi sicuramente il governo eh, sta eh, mettendo sotto la lente di ingrandimento eh, tutto quello che riguarda la normativa in ambito successorio, anche perché dicono tutti che convenga morire in Italia. Perché siamo uno dei paesi che fiscalmente è più conveniente da questo punto di vista. Puoi morire per in cui... Italia, Barbara tu. <ride> No, 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 vuoi aprire no. un altro no, negozio? Un altro negozio. Va bene, va bene, va bene. Per cui rispetto ad altre realtà, sempre all'interno dell'Europa, ricordiamo la Francia, ricordiamo il Regno Unito, cioè, sono realtà dove le imposte di successione sono molto più pesanti e dove peraltro però c'è una normativa e ci sono degli strumenti un pochino più eh, un po diversi da quelli che utilizziamo noi e dove culturalmente hanno già un'impostazione sulla pianificazione successoria. Noi siamo più tentati a quello che diceva il vecchio professor a rimanere in attesa perché tanto qualcuno ci penserà. Lui usava la frase a guardare il Grande Fratello. Per cui sono dei famosi. Grande qualcuno fu... ci penserà, interviene lo eh, Stato. E in realtà ci non è così, soprattutto dove ci sono aziende. Parlare di aziende alla terza, seconda, terza, quarta, quinta generazione di imprenditori è fondamentale pensare di pianificare la, il passaggio generazionale e quindi anche il, il fatto che ci sia una successione eh, d'azienda. Eh, è chiaro che questi strumenti sono strumenti complessi, nel senso che vanno studiati, vanno approfonditi e soprattutto sono da personalizzare ad ogni situazione. Anche perché le statistiche dicono che molte aziende non arrivano alla terza generazione, muoiono, esatto. come diceva prima Mario, perché manca il talento, perché manca la capacità esatto. imprenditoriale. Esatto. Ed è un disastro per il territorio, per i collaboratori di questa impresa e per l'indotto di tutto il territorio. Sto dicendo sbagliato, Mario? No, no, assolutamente. I motivi sono vari. Prima abbiamo parlato del talento dei giovani, o degli interessi dei giovani. A volte c'è una grande resistenza degli anziani eh sì. a eh, mettere in discussione dei modelli che possono non essere più adatti. E le cose insieme generano quei disastri. C'è spesso che magari l'imprenditore imprenditore mi accompagna e dice ma l'ha visto mio figlio? L'ha visto? Eh sì. E poi il figlio dice... Ma ha visto mio papà, non mi ha fatto no, neanche no, mettere eh, l'impianto informatico nuovo. È sempre così, Siamo cioè, a questo spesso punto, capita no? questo, c'è una mancanza di umiltà reciproca e spesso una visione che, che non è più adatta al governo di un'azienda che deve essere eh, diciamo diversa da quella che una classe territoriale ha generato questo tornerò pubblico. con te nelle prossime puntate su questo tema se posso Mario perché con è te. un tema molto caldo da, 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 da seguire posso fare un'altra domanda a loro? Mario, tu, sei venire, padrone. tu sei padrone, sei padrone Mario sei padrone. grazie, no. prima abbiamo parlato di organizzazione e di gestione di queste tre fasi e abbiamo parlato di, di questo evento artistico, però in realtà mi interessava anche parlare della parte tecnologica, perché è vero che è un artista, però mi sembra che sotto ci sia un impegno fondamentale dal punto di vista tecnologico e credo che anche questo sia importante da sottolineare. Cioè, è un'opera d'arte che però si basa, beh, è un'opera un d'arte che per, per quanto ne so ha richiesto un know-how, una, una capacità che guarda caso nel Bresciano si trova in maniera perfetta forse ci siamo già dimenticati o forse molti e mi spiace soprattutto tantissimi fuori dalla nostra città, dalla nostra provincia per tornare al sistema e al fatto di, di stare uniti ai coesi che lei richiamava prima ricordiamo che questa è la provincia che ha dato ad Expo il simbolo, cioè l'albero della vita e qui mi sono andato perché non si è provato a fare in modo che ci fosse anche l'albero della vita da quelle parti voglio dire ma attenzione, l'ha dato nel senso che l'ha pensato, l'ha costruito, l'ha realizzato, l'ha pagato e l'ha offerto a un Expo. Lo ricordavo l'altro giorno, proprio eravamo in una situazione con, con l'amico Turati, col, col, con, la, con la persona che, che in seno a Confindustria Brescia sicuramente ha sicuramente avuto un ruolo determinante nel portare a termine questa iniziativa. E gli dicevo che a me viene sempre un grande rammarico quando penso... Che il sistema Expo, la comunicazione nazionale, non dice mai che questo è frutto di Brescia. L'app ufficiale di, di Expo che ancora ho sullo smartphone perché è rimasta comunque attiva per chi vuole approfondire alcune tematiche, da nessuna parte dice che l'albero della vita è frutto dell'impegno corale in del, del made in Brescia. Ma attenzione, facciamo anche un'analisi. Perché dicevamo prima, come tutti i territori, con tutte le situazioni, ci sono sempre le cose che funzionano, ma bisogna riconoscere anche quelle che magari non funzionano. Quanto noi bresciani scontiamo molte volte perché non sappiamo comunicare, perché di fronte all'acquisto del tornio, del macchinario, un milione di euro, un milione e cento, 800, si tratta ma per carità di Dio, e poi 20.000 euro, uso un termine banale, limitato, una cifra contenuta rispetto a quello... Beh ci pensiamo, facciamo e l'imprenditore lo rimanda, non lo fa, non investe perché ritiene che sia un costo e non un investimento. Pensare che Cristo eh, ha già venduto la passerella che porta a Montisola? Chiaro perché le ha grandi isole. Questo, grandi questo progetto è già stato venduto, se non vado errato, nei paesi del nord, penso che vada in Scandinavia, da quelle parti. Sempre la stessa cosa, l'isoletta. Comunque, Maurizio, eh, se posso devi. tornare, perché ci sono sostanzialmente due domande. Ma non vi rubo troppo tempo perché nel, nel, nel dare queste risposte in qualche maniera eh, posso anche darvi qualche notizia sull'attività della fondazione. Certo. Durante Cristò, io ripeto non, non, non ho la pretesa e, e non ho il compito di parlare per tutto il territorio o per chi sta lavorando in, in maniera particolare su Sebino e tantomeno per il team di Cristò, però può essere... Un esempio, un paradigma, quello che ha scelto di fare la Fondazione, diversamente da molti, che magari si lamentano perché dicono ci sarà traffico, ci saranno i disagi. Non, non cadiamo in questa trappola. Però i negozi De... aperti 24 ore Certamente. 500 bagni. Ed, ed è una grande, una grande prova anche questa di, di, di maturità e di, di capacità di saper cogliere le, le occasioni, ma credo che noi dovremmo sempre da, con lo spirito italico che, che, che ci connota nel, nel, nel saper. Eh, organizzare, fare, trovare anche nell'immediato la, la, la soluzione anche alle cose più complesse, ma avere questo spirito positivo se vogliamo tornare un paese faro nel mondo per, eh, non solo per la pizza ma per tante altre cose positive, compresa la, la manifattura e la, e la cultura. Mi riferisco al fatto che noi ci siamo un po' guardati con i nostri soci e abbiamo detto abbiamo già in animo di lavorare a un progetto eh, cosiddetto e-bike, cioè favorire la presenza delle, della bicicletta elettrica, per favorire la, la mobilità sostenibile ecoambientale e quindi che vada d'accordo con, con i vigneti no? che non inquini che, che... e oltretutto abbiamo studiato la cosa con i nostri partner, che abbiamo dei soci anche in Alto Adige stiamo lavorando con un centro di ricerca Alto Adige, a proposito ti fermo devo salutare <ride> Barbara qui, no, Brunella di Brescia poi Laura di Sirmione e Lucia di Trento, quindi ho finito le, le fans qui sui, sui social. Perfetto, Scusami, ma ci devo farlo sennò ci, qui dopo ci io ci mancherebbe. E con, eh, con, con l'università di Ingolstadt siamo andati a vedere dove già questo funziona e abbiamo capito quanto indotto, quante presenze porti di un, eh, di un turismo medio-alto che non ha limiti d'età, perché a questo punto con, può, una via, con una buona capacità di spesa destagionalizzato quindi può funzionare ma abbiamo detto perché non applicarlo subito durante e float in peace con tutta questa gente che avrà bisogno di muoversi per non fare le code sarà chiusa a un certo punto la strada al traffico la litoranea la 510 sebina quindi sarà impossibile accedere se non con i battelli le navette o le biciclette abbiamo lavorato per individuare un partner industriale l'abbiamo trovato e hanno accolto di, di, di buon grado questo progetto in Atala, che credo chiunque conosca le biciclette e il ciclismo sappia che è uno dei marchi storici in Italia certo. insieme ai bianchi, che è diventata socia della fondazione ed è parte industriale di questo progetto e durante Float in Piers saranno messe a disposizione 200 biciclette elettriche. Toma. E poi il progetto andrà avanti per, per sbocciare tra pochi anni, ci auguriamo, nella direttrice cicloturistica da Stoccarda a Iseo. Bella quindi immaginate cosa. Che, che cosa si può andare a costruire. Abbiamo avuto ospite, come te lo dico, ma così con tutta la tranquillità, abbiamo avuto ospite una piccola realtà qui del, ter del territorio bresciano che si chiama Innata, bici da um, mountain bike con uh, elettrica, quindi provata anche da campioni Fantastico. che provano questa cosa te li presenterò per bene, magari faremo, faremo rete che c'è qualche campioncino che voglia essere più aggressivo cosa, invece, la... cosa fare per il dopo? dicevo certo. prima questa è una cosa caduta dal cielo il territorio se lo merita per la sua bellezza per la sua intraprendenza ma è stato fortunato non sprechi il territorio questa fortuna a che cosa mi riferisco? anche qui parlo per quel che noi come fondazione poi speriamo di farlo in rete e dirò poi di, di un'altra... Novità che proprio questa mattina Brescia ha tenuto a battesimo di grande rilievo a mio avviso, ovvero perché non immaginare, e presto speriamo di potervi dare i dettagli, un'iniziativa che si leghi alla cultura, che si leghi all'arte contemporanea, no? qual è la, la Land Arts che, che porta avanti Cristo, per cui ogni anno ci sia un richiamo puntuale, preciso con un livello internazionale che possa richiamare artisti, designer, architetti, eh, musicisti letterati e faccia sì che questa terra diventi un punto di riferimento internazionale per un approfondimento di qualità su determinati temi che stiamo individuando e quindi questo faccia da amplificatore, da, eh, da lente di grandimento con bifocale sulla cultura e sull'economia. Mi diceva Hilda qualcosa prima? Abbiamo 5 minuti, dopo il... ti passo la parola. Sì. però c'era una domanda sul giornale, ma dicevo qua su Lomàn. Ci non chiedono, capito. esatto, hanno letto sul giornale di Brescia sull'incontro con il console dell'Oman. Volevamo chiedere come era andato. Anche il console dell'Oman hai avuto? Eh, sì, eh, la settimana scorsa siamo stati eh, protagonisti di questa iniziativa, ovvero la Francia Corta incontra il sultanato dell'Oman con, con ospite di rilievo d'onore il console dell'Oman a Milano, in compagnia, guarda caso, di Confindustria, di, della Camera di Commercio di Probrix e di Brescia Tourism che sono state poi nelle rispettive figure dei presidenti presenti a, a questo incontro molto interessante, che ha avuto molto riscontro per le imprese, e proprio in segno di eh, volontà di valorizzare l'intero territorio partendo dalla città capoluogo, in realtà questo è successo nel tardo pomeriggio con la cena a seguire in Francia Corta, il monastero di San Pietro in Lamosa, 1083 affacciato sulle torbiere. E quindi uno resta senza cartolina solo nel momento in cui, in cui ci arriva, e quindi il console è rimasto molto colpito chiaramente da questo. Ma è iniziato in tarda mattinata con la visita ufficiale in loggia, con l'incontro con le istituzioni, con la visita alla città romana. E dopo questo percorso nuovissimo per il Console, Santa Giulia, la Croce di Desiderio, le, le cose, tra le cose migliori della nostra città, il Coro delle Monache. Insomma, abbiamo veramente delle bellezze straordinarie da, da offrire all'Italia e al mondo. Il console ha iniziato a parlare dell'apertura di, di un ufficio consolare a Brescia perché si è reso conto di quanto questa città sia allo stesso tempo, così come la Francia corta, bella, ricca di architettura, di storia, di cultura, ma ricca anche di una forte manifattura, di una manifattura d'eccellenza nell'automotive, nell'elettronica, nei, nei controlli, nelle stesse attività legate alla, alla produzione per il biomedicale. Insomma, abbiamo veramente molto, ma questo deve diventare un sistema. Mi riferisco quando parlo dell'iniziativa nata questa mattina in San Giorgio, visitata da chi non la conosce eh, nel, nel cuore di Brescia, a due passi da San Faustino, una, una chiesa molto molto bella e lì il presidente della provincia, il, il sindaco di Brescia e Paolo Streparava come vicepresidente di AIB hanno lanciato eh, questa Brescia più, questo progetto molto interessante che... Per tornare all'esempio del Saturn prima che lei richiamava positivamente, richiamo positivamente quanto sta facendo AIB anche su questo perché lo regala sostanzialmente alla collettività e ci si prefigge di mettere insieme le cose migliori per fare davvero non solo a parole che diventa anche un po' trito e ritrito ma fare sistema. Poi ovvero... torno, ti fermo un attimo, torno da Mario, per, mancano pochi minuti, voglio una tua chiusura poi su questa cosa perché mi tiri un po' le fila. Ilda, i due bandi di Financial Club che sono aperti sulla allora, finanza agevolata. Esatto, abbiamo il bando Inail con una dotazione finanziaria pari a 276 milioni di euro, ed è rivolto alle imprese interessate a realizzare progetti di investimento per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, progetti di responsabilità sociali e per l'adozione di nuovi modelli organizzativi. Gli incentivi nella forma di contributo di conto capitale sono pari al 65% delle spese ammissibili e, e hanno appunto un importo compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Per chi fosse interessato i contatti? I contatti eh, www. Di, di Financial Club, ah di Financial Club, sì. infochiocciolafinancialclub.it Salutiamo e Paolo, se dopo no, no, <ride> sì, no, scrivere anche a noi che lo giriamo. Quindi le aziende interessate per questo bando esatto possono scrivere sia direttamente. a noi. Io Solution che a Paolo esatto, direttamente Sì, per Ci la... risponderà immediatamente. Perché Paolo è attivo a poi ha un, difetto, <ride> ha un difetto: ha un difetto, deve essere un amico di, di, di non del professor Mazzolini, ma di, di ah. Adriano dal punto di vista sportivo. Quindi Giussi, un riferimento di Your Solution, perché voglio far chiudere poi a Mario. Certo, i telespettatori ci possono trovare allo 0372 20405 oppure sul nostro sito, al nostro indirizzo email info-your-solution.it Benissimo Giussi, poi approfondiremo ancora le tematiche della, pro certo, della protezione. Nelle prossime e puntate affronteremo in... altri concetti di educazione, educazione finanziaria. finanziaria. Silvia, grazie che sei stata con grazie noi, mancano pochi minuti. Io vi invito, giusto perché abbiamo parlato di The Floating Pierce, il 25 giugno, in occasione del festival di Francia Corta d'Estate, la cantina sarà aperta, si farà festa, ci saranno le degustazioni, ci sarà sicuramente un concerto dal vivo. Eh, per cui vi aspetto. Dove 1701. vi trovano? Sempre il numero di telefono e mail? 030 77 50 875, e mail è info chiocciola 1701 franciacorta.it. Pagina Facebook 1701 Francia Corta. Faccio chiudere, tirare le fila per qualche minuto a Mario e poi si saluterà la Barbara e chiuderà la trasmissione. La chiudo io. Eh, certo, Barbara, questa sera la chiudi tu. Presa in contropiede. Mario, come ti è sembrata la, la puntata? Sì, sulla, è molto interessante, mi, mi piaceva ricordare questo concetto di territorio e de, di quello che dovrebbe essere l'evoluzione dal mio punto di vista. Cioè, oggi noi avremo bisogno di pensare al territorio come un bene comune, il territorio come bene comune, e quindi chiedere a tutti i soggetti, quindi non soltanto le istituzioni, non soltanto gli imprenditori, ma a tutti i soggetti che operano sul territorio, eh, di, di lavorare insieme per individuare una sorta di gradatoria dei bisogni del territorio e intervenire ognuno col proprio contributo. Eh, mettendo in rete i contributi, mettendo in rete le intelligenze questa è una cosa che stiamo cercando di fare e, e stimoliamo i territori a farlo perché alla fine io credo personalmente che sia quella la soluzione cioè mettersi insieme, recuperare un pochettino quella creatività eh, quella genialità che avete citato e avete ricordato che è anche nel DNA dei, dei nostri territori e eh, spogliarsi un pochettino degli individualismi e degli egoismi perché questo è un altro problema che in questo territorio un po' ha bloccato lo sviluppo, e provare insieme a trovare delle soluzioni. Penso che questo esempio di questa sera sia eh, da utilizzare proprio come, come benchmark, come punto di riferimento e, e sollecitare anche gli altri territori a muoversi nella stessa direzione. Quindi logica. tutti i portatori di interessi a essere coinvolti, sì, attivi? Sì, ecco, immaginando che, che devi tornare, noi eh, abbiamo questo concetto di localismo, no? pensa globale ma agisci locale, ecco, eh, questa è, è un'area territoriale che ha veramente bisogno di lavorare in questa logica e gli spazi ci sono, le persone ci sono, le intelligenze e anche il talento storico e quindi vale la pena di... E la formazione dovrebbe aiutarle un pochettino. E la formazione dovrebbe aiutare, quindi ha detto molte parole interessanti, quindi l'amico Mario, il professor Mazzolini, il territorio, la formazione, le imprese, la cultura, la croce di desiderio, tutte cose che sono qua che molti che abitano sul territorio non conoscono. Quindi se anche il console dell'Oman decide di aprire qua, qualche motivo dal punto di vista economico ci sarà di filiera e di poter fare quel dato che ho detto di export, 14 miliardi alla provincia di Brescia più 3,1 che continui, perché le uniche aziende che adesso stanno facendo restart sono quelle che esportano, che hanno contatti con l'estero, che vendono, che promuovono e che fanno rete. Solo così si può stare in piedi nel 2016, progredire dal lavoro e aumentare poi i consumi del territorio, perché i consumi li fanno gli imprenditori assumendo. Non solo una legge può fare questo, ma può fare l'impresa, l'imprenditore e agevolare l'imprenditore. Giusto Barbara? Perché tu... Tu? Scrivi io? due negozi, due attività. Ecco, e anche io ho la pagina Facebook, eh? Davvero Barbara? È la Natur Naturcea, quindi posso dirlo. Certo. Dov'è che scrivi tu? Su che rivista scrivi? Eh, io scrivo sulla rivista VIP, tutti i fine mese, la rubrica sulla naturopatia. Saluta tu questa sera? Salutiamo tutti i nostri ospiti che ci hanno seguito, ci vediamo mercoledì prossimo sempre su questa rete alle 21:45. Buonanotte. Grazie a tutti. Buonanotte. me.